Eccoci, ecco chi tu sei, mio signore, mio meraviglioso Abba, papà, Dio meraviglioso, padrone di tutto. Alleluia. Grazie papà per questa sera, grazie per questo momento insieme, per la tua presenza. Aiutami ad essere diretto, semplice, chiaro e a poter essere utile a tutte queste persone meravigliose che mi stanno ascoltando. Amen, 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 amen. Ok, pace, grazie e buonasera a tutti. Una diretta diversa stasera, questo venerdì, in onore della mamma di Maria Teresa, che mi ha chiesto di farne una extra durante la settimana. E siccome, come ho detto a Maria Teresa, non ho più 72 anni e ho una montagna di impegni, montagna di roba da fare. Vediamo se continuiamo con tre video. Ciao Fabio. Vediamo se continuiamo con tre video la settimana o torniamo a due. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ok, grazie. Ok. Now, ricordatevi che domenica 1 novembre, questa domenica, alle ore 20, parlerò di Dio ama usare i non qualificati. Tra le altre cose spiegherò il motivo per il quale io credo, ma Mario, io, non lo dovete credere voi, io, Mario, credo che Donald Trump sia al momento l'unico uomo che può fermare questa onda tsunami di liberalismo, sinistrismo, islamismo, razzismo, socialismo, corruzionismo, mondialismo, libertinismo e qualsiasi altro ignobile ismo che sta distruggendo il mondo. Oh. Se il presidente Trump non vi piace e non volete ascoltare alcuna argomentazione a suo favore, non sintonizzatevi, così siamo tutti più contenti. Ok? Mi sembra una cosa giusta, no? Altrimenti vediamo di riunirci domenica sera, avvertite anche altri, per pregare per quelle che io penso siano le più importanti elezioni presidenziali di questi tempi per il mondo. Non solo per l'America, per il mondo. Oh, invece, mercoledì 4, quindi fra una settimana, mercoledì, no, venerdì. Domani, dopodomani è domenica, hai visto? Mamma mia, come passa il tempo. Ah, mercoledì 4 novembre saremo in diretta con il mio amico Walter Biancalana, che mi ha chiesto di discutere una particolare situazione che lui sta attraversando, quindi non mancate. Adesso però concludiamo gli 8 sintomi di immaturità spirituale nella Chiesa, con questa la quarta parte. Ok? Ricapitoliamo. Siamo partiti da Ebrei 5, 9, 13 e vi ho spiegato che l'autore della lettera agli Ebrei scrive a un gruppo di persone che tentennavano tra l'accettare Cristo e la sua grazia e tornare a Mosè con la sua legge. Chiaramente, siccome venivano perseguitati e messi al mirino dei religionisti in maniera incredibile, pensavano di tornare indietro, di cambiare idea di quello che pensavano di fare, di diventare cristiani, di tornare al giudaismo, di tornare a... E allora questa lettera agli ebrei, scritta da un autore che io penso che dovrebbe essere Paolo, ma non lo sa nessuno. L'autore della lettera scrive a questi ebrei per cercare di convincerli che il Nuovo Testamento è migliore del Vecchio, che Cristo è migliore di Mosè, che Melchisedec è migliore di Aronne, e che quindi la grazia è migliore della legge, e cerca di spiegargli come è molto meglio entrare in questa meravigliosa cosa che si chiama cristianesimo e abbandonare il giudaismo invece che tornare indietro. Quindi è una lettera scritta a degli ebrei che stanno cercando o desiderando di diventare cristiani. Quindi, e questo è quello che dice l'autore nel capitolo 5, versetto 9. 9:13. Avremmo molte cose da dire, ma difficile da spiegare perché voi siete diventati lenti a capire. Infatti, mentre a quest'ora dovreste essere maestri, avete di nuovo bisogno che vi insegnino i primi elementi degli oracoli di Dio.
e siete giunti al punto di aver bisogno di latte e non di cibo solido. Chiunque infatti usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è ancora un bambino. Cosa vuol dire chiunque infatti usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia perché è ancora un bambino? Vuol dire che non importa da quanto tempo sei cristiano, non importa da quanti decenni la tua famiglia va in chiesa e da quanti secoli la tua denominazione sta predicando la sua particolare dottrina. Se non hai esperienza della parola di giustizia, sei un bambino immaturo. Lo dice la scrittura. L'autore, interessante, usa una definizione particolare per identificare questa parola, bambino. Usa la parola greca neipios, che letteralmente vuol dire senza parole. Mi dà l'idea di un bebè che non ha parole sue, ma ripete le parole che sente da papà e mamma. Un lattante che deve ancora formarsi un'idea sua di ciò che lo circonda. Proprio come certi cristiani che non fanno altro che ripetere quello che dice il pastore, il predicatore preferito, l'apostolo dal Messico, senza farsi mai un'opinione propria. Ed è per quello che l'autore della lettera agli Ebrei li chiama bambini, perché non hanno una loro opinione, quello che fanno è ripetono quello che sentono. Ok? E io ho detto un miliardo di volte che il libro della Bibbia non è la parola di Dio. La parola di Dio è colui che ha vociferato, che ha dato voce alla sua parola, che poi vari autori hanno ritradotto e messo in questo libro chiamato la Bibbia, che è passato attraverso diverse mani umane, che hanno cambiato parole, hanno cambiato espressioni, eccetera, eccetera. Ecco perché ci sono delle incongruenze qui e là. La parola non è la lettera, la parola è lo spirito della lettera, e quindi quando uno deve sentire la parola di Dio, non deve leggere la Bibbia, deve leggere quello che c'è scritto dentro la parola che è scritta sulla Bibbia. In altre parole, deve sentire la voce di Dio contenuta nella parola scritta. Ed è una rivelazione, è una cosa personale. E se tu tutto quello che fai è ripetere quello che senti dire da che ne so, da me, da altri, non va bene, sei nei pios, perché devi renderti conto della tua posizione di giusto in Dio. Adesso ne parliamo, ma quella è la chiave per essere maturi. La chiave per essere maturi è questa. Nel contesto di Ebrei 5, 9 e 10, che dice questo: il figlio, reso perfetto, divenne autore di salvezza eterna. Vuoi la chiave della parola di giustizia? Eccola lì. Gesù è autore di salvezza eterna, non la perdi. Una volta che ce l'hai, non la perdi. Ecco la maturità della parola di giustizia. Tutti quelli che ti dicono che perdi la salvezza sono bambini che non hanno parole, né ipios, non sanno cosa dire, quindi ripetono quello che gli è stato detto dal papà, dal nonno, dal bisnonno, dal pastore, dall'apostolo, dal fondatore della denominazione, eccetera, eccetera, perché hanno sempre detto che queste sono che è così, e tu non sei mai andato a scavare. Ma Mario, se vado a scavare cosa trovo? Trovi la verità che ti rende libero, la verità che ti dice: Gesù divenne autore di salvezza eterna. Cosa vuol dire? Ma è difficile da capire. È autore di salvezza eterna. Se la salvezza è eterna, vuol dire che non la puoi perdere. Non mi sembra difficile, non riesco a capire perché le persone si arrabbiano così tanto per me, che dicono: una volta salvati, sempre salvati. C'è scritto qui, salvezza eterna, e poi continua e dice: per tutti coloro che gli ubbidiscono. E qui mi dice: ecco, vedi Marchiol, devi ubbidire. Cioè, no. La parola greca qui è la parola hupakuo. Hupa vuol dire sotto e akuo ascoltare. In altre parole, lo stanno a sentire. E ho detto dall'inizio che se Gesù ti dice devi nascere di nuovo e tu non gli dai retta, la salvezza eterna te la scordi. Non mi sembra difficile. Hai la salvezza eterna nel momento che accetti quello che Gesù ti dice,
Chi dici tu che io, che il figlio dell'uomo è, che io il figlio dell'uomo sono? Tu sei Yeshua HaMashiach Ben Adonai. Tu sei Gesù il Cristo, figlio del Dio vivente. Ah, allora va bene, allora mi ascolti, mi stai a sentire e allora ricevi la salvezza eterna. In altre parole, credi col cuore, confessi con la bocca, ricevi la salvezza eterna. Essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Vabbè, qui ci sarebbe da predicare per 3 giorni, ma lasciamo perdere, ripeto. L'evidenza della maturità in questo contesto è il saper riconoscere la posizione completa, finale e eterna di Gesù Cristo, il nostro sommo sacerdote. In altre parole, colui che ci rappresenta davanti a Dio. In relazione a tutto ciò che ha ottenuto eternamente attraverso la sua morte e risurrezione. Quindi, la parola di giustizia praticamente è capire che la sua giustizia è la mia giustizia. 2 Corinzi 5,21 dice: Dio ha fatto essere peccato per noi colui che non ha mai conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in lui. Questo e solo questo produce la rivelazione della parola di giustizia. La sua santificazione è la mia santificazione. La sua identità è la mia identità, la sua vita è la mia vita. La fede in questo meraviglioso scambio tra Cristo e l'uomo è la semplice prova della maturità del credente a riguardo di ciò che Dio ha ottenuto in Cristo per noi e in noi una volta per sempre. Questa è la semplicità della maturità della parola della giustizia. È capire questo meraviglioso scambio che Dio ha fatto una volta per sempre. Finché tu non ti rendi conto che questo è stato fatto una volta per sempre, sei ancora un bambino. Ok, andiamo avanti. Vediamo 8 sintomi di immaturità nella vita di un credente. Questa è la quarta parte. Precedentemente abbiamo coperto i primi 6 sintomi, stasera 7 e 8. Quindi il primo sintomo della Chiesa immatura è che il pastore, gli anziani e i suoi membri sono fissati su se stessi invece che su Cristo. Il secondo sintomo è che non sono mai certi di far piacere a Dio. Il terzo che parlano e cantano il linguaggio senza fede del desiderio. Cosa vuol dire? Vuol dire scendi Spirito Santo. Amore mio, è già sceso. Atti 2,4 è già sceso. Non dirgli di fare una cosa che ha già fatto. Signore, non mi abbandonare, resta con noi. Te l'ho detto, non ti lascerò mai, non ti abbandonerò mai. Quindi il linguaggio senza fede del desiderio cos'è? È quello che chiede a Dio di fare qualcosa che lui ha già fatto. E questo purtroppo è il terzo sintomo della Chiesa immatura. Il quarto sintomo è che sono più consci del peccato che della grazia. Il quinto sintomo della Chiesa immatura è che il pastore, gli anziani e i suoi membri hanno una mentalità costantemente fissata sulla legge. Il sesto sintomo è che pensano che la grazia sia solo per i peccatori. E stasera parliamo del settimo e dell'ottavo sintomo della Chiesa immatura. Ok, il settimo sintomo della Chiesa immatura è che il pastore, gli anziani e i leader di questa Chiesa trattano le persone come risorse da essere usate, non come anime da essere amate. Trattano le persone come risorse da essere usate piuttosto che anime da essere amate. Vediamo un paio di osservazioni a riguardo di questo tipo di chiesa. Nella chiesa immatura, che usa le persone in questo modo, che non crede nella vera grazia, le persone vengono giudicate dal loro comportamento. Partecipi alle riunioni? Dai una mano con le pulizie? Paghi la decima regolarmente? Ok, allora farai strada. Sei divorziato? Scordatelo. Proprio come quando Gesù incontrò Levi al banco delle imposte in Luca 5,27. Dopo queste cose, egli uscì e vide un pubblicano di nome Levi che sedeva al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Cosa? Niente cambia, santificati, prometti di cambiare, prometti di essere più buono, prometti di comportarti bene. No, soltanto seguimi.
ma siamo impazziti. Vi rendete conto di quello che avrà detto Pietro quando ha sentito una cosa del genere? Quando vede Levi seduto al banco delle imposte e Gesù che gli si avvicina, probabilmente Pietro ha dato di gomito a Giovanni e ha detto: sta a vedere, Giovanni, sta a vedere che lavata di capo che gli fa il maestro a sto disgraziato, mafioso, esattore di tasse, traditore che non è altro. Gesù arriva lì e fa, dice: ok, seguimi. Pietro fa: ah! Come seguimi? Sì, perché Gesù gli dice: seguimi. Seguirmi è la tua decisione, ma cambiarti è la mia prerogativa. Quindi tu pensa a seguirmi, che poi a cambiarti ci penso io. Invece la religione, questo tipo di chiesa, cosa dice? Prima devi cambiare e poi allora ti lascio seguire il Signore, ti lascio diventare uno di noi. Gesù dice: no, diventa uno di noi, che poi ci penso io a cambiarti. Ok, andiamo avanti. Nella chiesa immatura che non crede nella vera grazia, i visitatori vengono visti unicamente come membri potenziali, non come pecore perdute che hanno bisogno di un pastore, ma come membri di altre comunità che hanno bisogno di essere riciclati. Matteo 9,12. Gesù, avendoli uditi, disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Dobbiamo vedere ogni persona che si avvicina come un inviato da Dio che ha bisogno di qualcosa, e tocca a noi scoprire cosa. Non dobbiamo vederli come possibili membri, no, dobbiamo vederli come persone che Dio ci ha mandato, persone malate che Dio ci ha mandato, e il nostro compito di aiutarle. Di tutti, non solo del pastore, dei membri, tutto quanto, di amarli, di aiutarli, di accoglierli, di farli sentire a casa. Amen. Andiamo avanti. Nella chiesa immatura, che non crede nella vera grazia, non ci sono mai abbastanza persone per soddisfare le necessità, tutte le necessità e i progetti. E quindi sono tutti sempre presi, non c'è mai riposo. Il succo della grazia è il riposo. Giovanni 19,30. Tutto è compiuto. Quello è il succo della grazia. Tutto è compiuto. Il fatto che non ho da aggiungere niente, tutto è compiuto. Il motore della fede è il riposo. Marco 11,24 cosa dice? Tutte le cose che domandate pregando, credete di riceverle e le otterrete. Credete di averle ricevute. Riposate. Ah, l'ho ricevuta. E lo otterrete. Il motore della fede è il riposo. Non purtroppo quanti che predicano: no, allora devi confessare la parola, devi credere, cosa fai? Sto credendo. Cose da pazzi, ragazzi. Fidati di Dio. Cosa stai facendo? Mi sto fidando di Dio. Gli ho chiesto qualcosa, basta, adesso mi fido di Lui. Il motore della fede è il riposo. Vi ricordate cosa ha detto Gesù ai discepoli prima di fare il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci? Gli ha detto: dite alla gente di sedersi. Perché? Perché quando sei seduto, quando ti stai riposando, sei in una posizione molto più favorevole di ricevere un miracolo, piuttosto che quando sei frenetico e devo credere. No, non devi credere, devi fidarti. E fidarsi è il battesimo del riposo. Il riposo è battezzato, la fiducia è battezzata nel riposo. Ok, andiamo avanti. La struttura portante dell'amore è il riposo. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che non ha forzato nessuno a fare niente. Giovanni 3,16, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo unico figliolo, che chiunque crede, non chiunque prega, si agita, fa 7 giorni di digiuno, 4 giorni di intercessione, no, chiunque crede, riposati nel fatto che, fra l'altro, quella parola crede, la parola eis pistis, che vuol dire credere dentro. Eis vuol dire dentro, pistis vuol dire credere. Eis pistis vuol dire credere dentro, vuol dire metterti nella condizione di dire: se questo non funziona, sono cotto. Vuol dire fidarti, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo unico figliolo, che non ha chiesto niente a nessuno, ma ha detto: se ti fidi di me, avrai la vita eterna. Ok, nella chiesa immatura, che non crede nella vera grazia, le attività
hanno rimpiazzato la comunione. Le attività hanno rimpiazzato la comunione. Pensaci, pensaci. C'è generalmente solo un giorno, al massimo due, che sono liberi durante la settimana. Perché? Perché lunedì c'è intercessione, martedì c'è preghiera, mercoledì c'è il culto, giovedì c'è lo studio biblico, venerdì ci sono i giovani, sabato riunione del comitato, la domenica mattina culto, domenica pomeriggio nato culto. È vero o no? È vero sì. Perché? Perché le attività hanno preso il posto della comunione. Invece di avere una comunione fraterna, abbiamo un'attività fraterna. Dobbiamo sempre fare qualcosa, perché quella è la base di questo tipo di chiesa. Si citano, nella chiesa immatura che non crede nella vera grazia, la famiglia deve prendere un posto secondario e la comunità deve essere al centro di tutto. Dai ragazzi, che Babbo Mario ha ragione, dai. La famiglia deve prendere un posto secondario e la comunità deve essere al centro di tutto. Si citano spesso, fuori contesto, versetti del tipo: se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre, moglie, figli, fratelli e sorelle, perfino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. Si dicono cose come: devi lasciare tutto e seguire Cristo. Come se quelli che ti richiedono di farlo lo avessero fatto. Perché ci sono quelli che ti dicono di farlo, però c'hanno la macchina, l'appartamento, il mobilio, la televisione, le vacanze. Loro dicono a te di farlo, ma loro non lo fanno, no. Perché? Perché è fuori contesto, non c'entra niente. Nella chiesa immatura, che non crede nella vera grazia, le finanze vengono usate per cose piuttosto che per persone. È vero o no? E qui ragazzi, qui mi arriveranno le pietrate, perché non ci sono soldi magari per aiutare una famiglia bisognosa o magari per pagare le spese del pastore, ma si spendono centinaia se non migliaia di euro su mixer, microfoni e casse solitamente superflui in una sala di 50-60 metri quadrati dove la voce già rimbomba senza bisogno della minima amplificazione. Ma bisogna spendere migliaia di euro nei mixer, nelle casse. Io ragazzi, quando venivo a predicare in Italia, venivo l'anno scorso, Dio ci aiuti, forse l'anno prossimo un'altra volta, ma io mi trovo in queste salette che sono 5 metri per 10, ma neanche, 5 metri per 8, 5 metri per 10, con due sedie di qua, due sedie di là, e laggiù in fondo ci sono sti due mostri di casse, che io dico: mamma mia ragazzi, ma se accendono tutto qui saltano le cervelle a tutti quanti. E poi c'è un mixer grosso così con tutti i canali, le cose, i microfoni. Amore mio, la chiesa che non crede alla grazia usa i soldi per cose piuttosto che per persone. Nella chiesa immatura che non crede nella vera grazia si predica a lungo sull'offerta. Ah Mario, ma te le cerchi proprio. Ragazzi, cosa che vi dica? Nella chiesa immatura che non crede nella vera grazia si predica a lungo sull'offerta. Perché? Perché se non credi nella vera grazia, in fondo dichiari di vivere per fede, ma non lo fai. Vivi per i soldi che ti dà la comunità, e quindi se non te li dà, ciccia, chiudi. Perché? Perché non vivi per fede. Non vivi chiedendo, dicendo: Dio, questi sono i problemi, allora ragazzi, grazie, qui c'è, che ne so, abbiamo bisogno di 50 sedie, vedete voi, aiutate, questo è un versetto. Io mi ricordo quando ero pastore della chiesa, dall'83 al 2014, quindi per 31 anni, mi ricordo quante volte che mi dicevano: Mario, devi insegnare sulla decima, devi insegnare. E io dicevo, io non me la sentivo, dicevo: no ragazzi, che adesso sono anni che ho visto che la decima non c'entra niente con il Nuovo Testamento, ma niente, è una cosa del Vecchio Testamento, sotto la legge, che non ha niente a che vedere con noi. Ma comunque, a quei tempi dicevo: no, guarda, non me la sento. Io quando devo ricevere un'offerta, fra l'altro noi avevamo i cestini avanti,
Quindi le persone uscivano dal loro posto e venivano a portare la loro offerta, come si faceva ai tempi del tempio, dove portavano l'offerta, non è che andavi in giro col sacchettino a chiedere l'elemosina, loro la portavano. Quindi se tu rimanevi seduto non se ne accorgeva nessuno, nessuno vedeva che tu non avevi messo niente. È una cosa completamente libera, completamente dal cuore, completamente spontanea. Il momento che tu incominci a dire: allora Malachia 3:10 dice che se non pagate la decima, c'è la maledizione del Signore, mamma mia. Scusate, ma ok. Comunque, lasciamo stare. Lasciamo stare perché lasciamo stare. Quando tu metti nelle mani dell'uomo la sopravvivenza della comunità, vuol dire che non hai capito niente della fede. Ma niente. La fede è quella cosa che dice: Signore, questa è la tua chiesa, questa è la tua comunità, sai i bisogni che abbiamo, io li rendo i membri, rendo la famiglia consapevole dei bisogni, come dice la tua parola. Dice, ditelo al Signore con ringraziamento, eccetera, eccetera. Quindi li rendo consapevoli, ma poi basta. Poi, come dice Paolo, date dal cuore, date spontaneamente, perché Dio ama un donatore allegro. E se tu dai e non vuoi dare, non sei allegro. Ok, andiamo avanti. L'ottavo sintomo, questo era il settimo sintomo. L'ottavo sintomo della chiesa immatura è che il pastore, gli anziani e i leader della Chiesa sono insicuri e pieni di domande. La domanda più presente in una Chiesa così è questa: sei sicuro di essere ancora salvato o salvata? Hai promesso che saresti cambiato, ma io non vedo frutti. Sei sicuro di avere Gesù nel tuo cuore? Un vero cristiano dovrebbe essere più santificato. Cosa succede? Invece di predicare le promesse di Cristo, queste persone insistono che i membri della Chiesa mantengano le loro promesse, qualunque esse siano. E siccome nessuno riesce a mantenere le promesse che facciamo a Dio, il risultato è sconforto, delusione e un pesante senso di fallimento. Una Chiesa così risulta attraente ai bigotti moralisti, ma ripugnante ai peccatori. Un posto che i religionisti chiamano casa, ma che i figliol prodighi evitano. Una chiesa così tosa le pecore e le capre, scusate, tosa le pecore e le copre di critica negativa, facendole sentire continuamente capre. Tosa le pecore e le copre di critica negativa, facendole sentire continuamente capre. Una chiesa così senza grazia, piena di sé e allo stesso tempo insicura della propria salvezza, è probabilmente il principale motivo per il quale il mondo non vuole niente a che fare con il cristianesimo. Perché hanno assaggiato l'ipocrisia della religione invece che la delizia della verità e hanno rigettato tutto. Purtroppo triste, ma vero. Ragazzi, quando tu hai un... Io sono da quando avevo 16 anni ho fatto il venditore. E quando tu hai un prodotto come il Vangelo, come il cristianesimo, non dovresti avere alcun problema a venderlo, a piazzarlo. Se non lo piazzi, se non lo vendi, è molto semplice perché tu non stai presentando il Vangelo, stai presentando la religione, stai presentando la Chiesa, stai presentando una dottrina, stai presentando una tradizione, stai presentando un qualcosa, ma non il vero Vangelo, perché il vero Vangelo è un profumo meraviglioso che attira il mondo. Cristo è meraviglioso e attira il mondo. Purtroppo l'immagine di Cristo che spesso e volentieri viene presentata dalla Chiesa, questo tipo di Chiesa, e invece il mondo la rigetta. Perché se tutto quello che Gesù mi rappresenta è un libro di fai o non fai, comportati così, non fare così perché sennò ti mando all'inferno, amore mio, ce n'ho abbastanza di guai per conto mio senza che mi dai anche quelli della tua religione. Ok. Siamo arrivati alla fine di questo insegnamento e se non fosse per la meravigliosa grazia di Dio,
saremmo tutti, soprattutto io, molto ma molto ma molto depressi. Ma come per tutto il resto nel vero cristianesimo, anche qui ci sono le buone notizie del suo annuncio. Romani 5 dal 20 al 21. Tutto quello che le leggi contro il peccato sono riuscite a produrre è stato avere più trasgressori della legge. Ma di fronte all'aggressiva natura di perdono dell'ipergrazia, il peccato non ha alcuna difesa. Nello stadio della vita, la grazia batte sempre il peccato 1000-0. Tutto ciò che il peccato può fare è minacciarci di morte e basta. Dio usa la grazia per rimettere tutto a posto e consegnarci la corona e la vita eterna di Gesù Cristo. Sì, Dio ama le chiese immature, i loro pastori, gli anziani, i leader e tutti i suoi membri confusi, male informati e religionisti. Sì, Dio ama tutte queste persone perché Dio non fa distinzione di dottrina, solo di identità. Chiunque invoca il nome del Signore è salvato, ergo è un figlio di Dio. E Dio ama disperatamente tutti i suoi figli, che siano religionisti o no, che siano malinformati o no, che siano questo tipo di chiesa o no. Vi ricordate cosa ha fatto Gesù con Jairo, il leader della sinagoga? Cosa ha fatto? Immediatamente quando gli ha chiesto di andare a guarire sua figlia, Gesù è andato. Non gli ha detto: tu brutto fariseo, ipocrita che non sei altro, vi ho appena chiamato nidi di vipere. No, perché Dio, Gesù guarda il tuo cuore. Se tu sei un figlio per fede, lui ti ama disperatamente e quindi non c'è alcuna differenza fra quel tipo di chiese e un altro tipo di chiese. Se sei figlio, sei figlio, punto e basta. Ma Mario, non si vedono frutti e i pochi che si vedono sono marci, questi non possono essere figli di Dio. Ah no, perché lo dici tu. Ma tu chi sei? Un altro Giobbe? Senti cosa dice. Allora l'Eterno rispose a Giobbe di mezzo alla tempesta e disse: chi è costui che oscura il mio disegno con parole prive di conoscenza? Cingiti lombi come un prode, io ti interrogherò e tu mi risponderai. Dove eri tu quando io gettavo le fondamenta della terra? Dillo se hai tanta intelligenza. Chi ha stabilito le sue dimensioni, se lo sai? O chi tracciò su di essa la corda per misurarla? Chi ha stabilito le sue dimensioni, se lo sai? O chi tracciò, o dove sono fissate le sue fondamenta? O chi pose la sua pietra angolare? Quando le stelle del mattino cantavano tutte insieme e tutti i figli di Dio mandavano grida di gioia, dillo se sai tutto questo. Ma chi sei a dire queste cose? Chi, come fai a saperlo? Se non lo sai, per cortesia, stai zitto, non guardare una persona. Fammi intercedere una cosa. Puoi giudicare i frutti, perché i frutti appartengono alla persona, ma non puoi giudicare la persona, perché la persona appartiene a Dio. Non puoi giudicare ciò che appartiene a Dio. Puoi giudicare i frutti, perché i frutti appartengono alla persona. Ma una volta che hai giudicato i frutti, non giudicare la persona in funzione dei frutti, perché la persona appartiene a Dio. Alleluia. Quindi, solo Dio sa chi veramente gli appartiene. 2 Timoteo 2,19. Il solido fondamento di Dio rimane fermo portando questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono suoi. Il Signore conosce quelli che sono suoi. Ve l'ho detto altre volte, ma quando ci ritroveremo, Giovanni parla della sua visione in paradiso, davanti al trono c'è un mare di persone, moltitudini di persone. Non ci sono quei quattro gatti, sette religionisti che pensano di essere i soli che vanno in cielo. No, c'è un mare di persone. Perché? Perché ragazzi, Dio non ha fallito. Ragazzi, Dio non ha fallito. Non è che Gesù è venuto, ha dato la sua vita e adesso 123 persone vanno in cielo e tutti gli altri all'inferno. No, Cristo ha redento l'immagine dell'uomo che è stata persa in Adamo. Cristo l'ha redenta. Gesù l'ha redenta in Cristo ed è diventato il nuovo uomo, il nuovo Adamo.
e tutto quello che devi fare è invocare il nome del Signore e sarai salvato. Ma quelli sono cattolici, hanno invocato il nome del Signore, sono salvati. Ma quelli sono avventisti, hanno invocato il nome del Signore, sono salvati. Ma loro credono, perché tu cosa credi? Ma cosa pensi di non credere alle bagianate anche tu? Che loro credono che il sabato sia che sia santo, eccetera, eccetera. E allora tu credi che l'apostolo dal Messico sia un santo? Ma scendiamo da questi pedestalli che non vogliono dire niente. Ringrazia Dio della grazia di Dio. Ringrazia Dio che le sue braccia sono grandi e accetta tutti. Se no, ragazzi, né tu né io andiamo in cielo. Perché in un modo o nell'altro tu ed io siamo una catastrofe. No, gloria a Dio, chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Quindi la chiave qual è? È quella di dire: Gesù, ti riconosco come Dio, invoco il tuo nome, aiutami. Ok, chiudo con questa illustrazione. Vi ricordate quelle strane grafiche caotiche e indistinte che nascondevano un'immagine tridimensionale, un po' come questa? Ve le ricordate? Vabbè, poi su YouTube metto la grafica, così lo bloccate e potete vedere l'immagine tridimensionale nascosta in quella. Vi ricordate quanto ci voleva per riuscire a vederla? E che rabbia ci faceva quando le persone dicevano: ma non la vedi? La vedi la donna in barca con il remo in mano? Che è qui dentro. La donna in barca con il remo in mano? Non la vedi? Ma come non la vedi? Dai, è lì, è chiarissima! E tu non vedevi niente. Ti ricordi come ti sentivi frustrato? Quasi arrabbiato con quelli che ti dicevano: ma è lì, davanti agli occhi, dai, si vede benissimo! Ti ricordi la chiave per riuscire finalmente a distinguerla? Dovevi continuare a guardare fino al momento in cui, quasi per miracolo, ta-da, la donna in barca appariva e tu, con un grosso sorriso in faccia, gridavi: la vedo, la vedo, la vedo. La vera grazia è proprio così, nascosta in un meandro di religionismi confusi e di tradizioni caotiche. Devi continuare a guardare instancabilmente, proprio come Pietro dice ai fedeli in 1 Pietro 1,19: abbiamo inoltre la parola profetica più salda, farete bene a prestarle attenzione come a una lampada splendente in un luogo oscuro, fino a quanto spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Continua ad ascoltare. Continua a considerare, continua a controllare le scritture, continua a chiedere allo Spirito Santo di aiutarti a trovare la verità. E vedrai che prima o poi la stella della rivelazione della vera grazia sorgerà nel tuo cuore e urlerai di gioia con tutti noi: la vedo, la vedo, la vedo. Prego Abba, papà, prego per ognuno di queste persone preziose, che possano continuare a guardare, che possano continuare a concentrarsi in questa cosa che forse al momento è ancora un po' offuscata, un po' buia, un po' distorta, un po' confusa, un po' difficile, ma che possano continuare a studiare, a guardare, ad ascoltare, ad aprire il loro cuore alla possibilità di questa cosa meravigliosa che si chiama grazia, vera grazia. Prego per ognuno di loro che in qualche modo la stella mattutina, la stella della rivelazione, possa alzarsi nel loro cuore e loro possano dire: la vedo, la vedo. Alleluia, vi voglio bene, un abbraccione, a domenica, per Dio ama usare i non qualificati. Un abbraccione, voglio bene, ciao.